Candidato sindaco Nicola Cristaldi, tocca le note giuste attraverso un video ma anche attraverso le sue parole, capace di commuovere una platea che dovevano essere in pochi, ma mi sembra che qua c'è lo strapieno. Beh, innanzitutto era una riunione del comitato elettorale e francamente quando abbiamo invitato le persone a partecipare al comitato elettorale non mi aspettavo che ci fosse una partecipazione non solo numericamente molto alta ma anche qualitativamente di grande livello. E naturalmente l'emozione è stata innanzitutto mia perché hanno in un certo senso toccato le mie corde spirituali, come suol dirsi, con gli amici che hanno voluto fare un video per ricordare il modesto contributo che ho dato alla politica in Sicilia e al nostro paese. E naturalmente qualunque persona, per quanto freddo possa essere quel soggetto, si emoziona davanti al riconoscimento della collettività per il lavoro che ha svolto. Ma soprattutto è stato importante che questa emozione è stata trasferita ai tanti componenti del comitato elettorale. Adesso i ragazzi sono anche un po' più carichi, non dico più convinti perché se hanno scelto di stare da questa parte la convinzione l'avevano già, però sapere che adesso hanno un motore più potente e hanno la benzina adatta a far funzionare questo motore è una cosa che mi riempie di orgoglio. Abbiamo già 4 liste pronte, abbiamo bellissimi candidati, altro che solo Nicola Cristaldi. Io credo che difficilmente troveremo anche una sola lista superiore alle nostre liste, lo dico con franchezza perché con tutta umiltà devo affermare che in vita mia, partecipando ad elezioni amministrative, mai ho avuto liste così forti come quelle che ho in questo momento e che mi sostengono in questa campagna elettorale. Possiamo dire, e penso di non sbagliarmi, che il trasporto di tutti i presenti aumenta un po' la responsabilità, ti senti una responsabilità maggiore? Sì, indubbiamente, perché vedi quando si toccano le corde della emotività si assume delle responsabilità, perché se non dovessimo raggiungere il risultato si provocherebbe la delusione, e la delusione è la cosa peggiore che può capitare a una persona. Io spero che la gente abbia compreso quello che abbiamo fatto 10 anni fa, ma che soprattutto comprenda quel che vogliamo fare. Io mi permetto di dire che se ho realizzato quasi tutto quello che avevo incluso nel programma dei miei 10 anni di amministrazione, vuol dire che sono credibile, e se qualcun altro ha fatto un programma molto più ampio del mio e non ha realizzato niente di quel programma, non credo che possa essere credibile quanto quella che è la mia candidatura. Quindi mi presento con grande rispetto ma anche con una certa dignità, perché poi alla fine la gente faccia quello che vuole, ma io ho studiato nella vita, come suol dirsi, ho capito che cos'è la politica, ho cercato di attuarla con il giusto modo, legato soprattutto al rispetto della storia della nostra città ma anche all'ambizione legata al futuro. Se la gente comprenderà questo messaggio continueremo, altrimenti ci occuperemo di altro, ma mi pare difficile che la gente non comprenda quel che abbiamo fatto e quel che intendiamo fare. Il trasporto della gente ha portato, come detto poc'anzi, a quasi concludere, se non sono concluse, le liste. Penso che questo sia uno sprono ulteriore per la tua persona, nel senso che non è innegabile che ti sei sempre dedicato alla città, ti sei speso per la città, ma forse adesso è la città che chiede a te, mentre prima eri tu che chiedevi alla città, adesso è la città che chiede a te? È vero, è vero, è vero. Io credo che tra l'altro debba rispondere all'appello della mia città con grande rispetto, perché dopo aver ottenuto da Mazara del Vallo tutto ciò che una persona può ricevere in politica, se la città ti chiama perché le cose non vanno bene, non devi più pensare ai tuoi risultati personali, devi anche pensare a poter far raggiungere agli altri risultati, se non equivalenti, comunque legati allo stesso percorso. Per cui sono responsabilizzato per le cose che lei ha detto, ma anche per ciò che vivo quotidianamente, entrando al bar, camminando per la strada, la gente mi avvicina come non mai, che mi chiede di ricandidarmi. Devo dire che hanno trovato un terreno fertilissimo, perché alle prime richieste ho detto subito sì, in quanto mi sono reso conto, forse prima degli altri, che c'era il tentativo di affossare questa città e di riportarla ad essere un piccolo centro di provincia. Io credo che Mazara del Vallo aveva già raggiunto un bel ruolo dal punto di vista nazionale e internazionale, ma era appena partito. Io credo che Mazara del Vallo abbia necessità e abbia tutti i titoli per poter ambire a qualche cosa di più grande. Io credo che Mazara del Vallo, per esempio, meriti di diventare patrimonio dell'UNESCO, patrimonio mondiale, patrimonio dell'umanità per la multiculturalità
pluralità, la multietnicità, la storia, la passione legata alla cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità. Io credo che Mazara del Vallo abbia questi titoli, che forse valgono molto di più di qualche reperto archeologico. È il reperto dello spirito, è il reperto della cultura, è il reperto del rispetto che cambieranno le sorti del pianeta. E qui c'è una bella pianta che intendiamo coltivare. Presumo che il turismo non sarà trascurato. Sarà il turismo la prima linea che affiancherà l'economia tradizionale legata alla pesca e all'agricoltura, ma il turismo senza la cultura non va da nessuna parte, il turismo senza i musei non va da nessuna parte, il turismo senza una capacità di gestire bene gli alberghi non si va da nessuna parte, il turismo senza la possibilità di prendere tranquillamente un autobus per raggiungere un lido, uno stabilimento balneare non si va da nessuna parte. Allora noi nei 10 anni abbiamo costruito le cose che servono, adesso serve la gestione. Abbiamo fatto la spiaggia in città, ma adesso dobbiamo imparare a gestirla. Abbiamo fatto il depuratore, ma dobbiamo imparare a gestirlo con le opere nuove che ci sono. Si stanno realizzando le fognature, ma bisognerà imparare a gestire quelle fognature, perché le fognature devono essere quotidianamente viste. C'è il problema dell'acqua nella nostra città. Io penso che non si può andare dietro invenzioni di strumenti che sono superati. Quando abbiamo il mare davanti a noi non possiamo che affidarci al dissalatore, e io credo che il mare è inesauribile, anzi a guardare quello che si legge anche non soltanto in riviste scientifiche, il mare è in crescita, più cresce il mare più c'è la possibilità di catturarlo, di imprigionarlo nobilmente e di trasformarlo in acqua potabile. La campagna elettorale è già iniziata o queste sono solo le prime schermaglie? No, io credo che non sia mai finita in verità la campagna elettorale precedente, perché io ho sempre continuato a osservare che cosa accadeva nella nostra città e ho naturalmente immaginato che non dovevo essere io il candidato, ma non siamo riusciti, anche in questo non è stato raggiunto il traguardo di individuare un soggetto o più soggetti che fossero nelle condizioni di portare avanti il nostro percorso. Da qui il tornare sui miei passi e decidere di ricandidarmi a sindaco. La campagna elettorale naturalmente avrà un'intensità nelle prossime settimane, ma non nella cultura, non nelle cose da dire, perché le cose che abbiamo detto le ripeteremo, le miglioreremo. Molti punti non li dico, sa, perché con tutta franchezza io credo che i miei avversari si chiedano: ma Cristaldi non parla, non dice nulla, perché se parlo loro hanno qualche cosa da dire, ma devono imparare a dire qualche cosa di loro piuttosto che copiare, anche perché copiare non sempre è un fatto positivo, qualche volta si commettono anche errori di grammatica. Con noi Vito Di Giovanni, coordinatore della lista Futuristi, un incontro quello di questa sera non soltanto del candidato sindaco ma anche dei coordinatori delle liste, veramente da Amarcord e comunque molto sentito. Sì, questa sera si è unita finalmente anche alla quarta lista, che è quella Mazara in Movimento, che fa diciamo riferimento ai due consiglieri comunali uscenti, Billardello e Pipitone. Praticamente si tratta di una coalizione che adesso è formata nella sua interezza e con questa andremo avanti fino alla fine. Orgogliosi di avere a guida e al nostro fianco l'onorevole Nicola Cristaldi come candidato a sindaco. È fuori di ogni dubbio che ancora non si parla di programma, ma comunque qualche linea è stata tracciata. Non vi è dubbio, la linea è stata tracciata nei 10 anni di sindicatura di Cristaldi trascorsi e che poi purtroppo per effetti di legge è stata interrotta. E si parte da quel momento e si proseguirà. I nostri obiettivi sono quelli dello sviluppo economico e sociale della nostra città attraverso sia le economie tradizionali ma incrementando quello che è lo sviluppo turistico. Un incontro con i cittadini e con i rappresentanti delle liste, i candidati, comunque un gran successo. Facendo riferimento a quello che dicono i nostri avversari politici, che siamo da soli, così non è. Voglio dire, se continuano a vessare i nostri candidati per cercare di portarli dalla loro parte, vuol dire che così non è. Se loro ritengono che questa sia la politica giusta da fare, continuano a farla. La città avrà un sindaco che è Nicola Cristaldi.